Ciao ragazze, oggi video sui prodotti finiti di aprile. Allora, ho finito due prodotti di make up e gli altri sono tutti i prodotti. Comunque i miei prodotti li tengo nella mia scatola, nella mia sacchettina della locker. Allora, ho finito. Cominciamo da queste salviette truccanti dell'Aurella, viso, occhi e labbra, 20 salviette, me ne ho già parlato in un video dei prodotti finiti. Oggi non riesco a parlare. In uno dei video dei miei prodotti finiti, comunque l'ho ricomprata, ve l'ho già fatta vedere, la adoro, stradoro, sono buonissime. Io con queste non mi ci strucco gli occhi perché ormai sapete che mi bruciano, però per il viso, per le labbra sono perfette. Però il profumo è buono, buono, ve le straconsiglio, le prende, le trovate sia dai cinesi che all'acquasapone. Scusate, ma sapete com'è. Poi, finiti questi dischetti che cavolo? Leva trucco della Cotonette da 120, 100% puro cotone, buoni. Non erano quelli che hanno il bordo orlato, però sono buoni uguali. Poi, finito questo shampoo ristrutturante Revlon, capelli secchi, da 400, un boccione da 400 ml, cioè non ho finito io, ho finito mia sorella, però insieme faccio vedere io. Shampoo ristrutturante capelli secchi, un profumo, non so che profumo di shampoo buono, si sì, lavava i capelli in maniera ottimale, nutre e ripara i capelli, questo qui col tappo arancio, perché io ho preso anche io, cioè mia mamma, vabbè io, ma uno col due con il tappo verde. Però non ho che in questo momento, comunque questo è finito. Buono, ve lo consiglio, lo trovate a Lupin. Io l'ho trovato a Lupin. Poi ho finito queste altre salviettine umidificate della Fresh and Clean. Profumano di, cioè Fresh and Clean Classic. Mamma mia, quanto sono da 12, molto comode, poi quando andate in bagno, quando magari andate da qualche parte, state swatchando dei prodotti, queste sono comode. Va bene anche per quando andate a fare benzino, per quando andate a mangiare un gelato, comunque queste qui nella borsetta sono comode, io le ho finite, però ne ho già un'altra che vi ho già fatto vedere lo scorso video. Poi terminato questo detergente, ma no, detergente liquido mani della Coop, 500 ml, buono, la pompetta che è molto pratico, profumo neutro, e anche se ho sciacquato la confezione è rimasto, qui non c'è prodotto, è acqua, perché ho sciacquato, però comunque comodo, lava le mani in maniera efficace e lascia setose e morbide. Poi peschiamo. Finito quest'altro detergente intimo Fresh and Clean alla mente e salvia con antibatterico naturale. Questo non è adatto per igiene intima maschile, sono 200 ml, anche questo con la pompetta, che mi ci trovo molto meglio perché è più igienico. Anche questo qui un buon profumo, sì, anche se la confezione l'ho sciacquata, il profumo rimane a lungo e poi lava efficacemente. Questo ve l'ho comprato, non mi ricordo, però se lo trovate compratelo perché è buono. Poi terminato questo latte detergente idratante addolcente della Clinians. Sì, come potete vedere ce n'è ancora poco poco poco, però non riesco più a prelevarlo. Con estratto di malva, sono 200 ml, profumo buono anche questo. Clinians, la clinica della bellezza, azione purificante, latte detergente idratante addolcente, buono, struccava efficacemente, non mi bruciava gli occhi. Dopo che mi pulivo la faccia con questo qui, io usavo sia per struccarmi che per pulirmi il viso. Dopo che mi pulivo il viso con questo, passavo il tonico e creava problemi. Poi, finito due deodoranti, di cui uno Dove, che ormai già sapete cosa ne penso, questo qui col tappo verdone con minerale del Mar Morto,
Questo qui più o meno lo compro sempre, quindi sapete già cosa mi penso. Non sto qui a dirvi qual è la mia opinione, quindi sono 150 ml. Poi ho finito quest'altro deodorante Neutron della Bideo che prendo all'LT da 150 ml, questo col tappo azzurro. Buono, il profumo è buono, rimane a lungo, non brucia neanche la pelle dopo che vi siete pettinate. Ne ho un altro che vi ho fatto vedere nel video precedente. Poi ho finalmente terminato il balsamo della Behavior Club. Natural Conditioner, allora di Jojoba. Questo non ne potevo più. È comodo perché la pompetta, il profumo è buono quanto volete, ma dopo un po' mi aveva nauseata, non ne potevo più. Cioè, ce n'è ancora poco, vedete, c'è poco. Però non riesco più a prelevarlo, ho provato a metterci dentro l'acqua, ho provato a far di tutto. Comunque sono 200 ml con scadenza 6 mesi di e ve ne avevo già parlato in un video, l'avevo recensito in uno dei video specifici, insomma se volete fare questo qua forse la tengo, però boh, non lo so. Poi cos'altro ho finito Balsamo Splendor ai fiori di mandorle karité dolcemente nutriente capelli secchi danneggiati. Buono, profumo ottimo, buonissimo, non ha una consistenza gelatinosa, è giallo, vediamo se riesco a farvelo vedere, no, e comunque è giallo, sono 300 ml, buono, mi lascia i capelli lisci, vede, stricca efficacemente e poi si sciacqua subito, si sciacqua molto molto bene. Poi vediamo cos'altro c'ho. Dunque, questo campioncino di maschera viso dell'Idea si è preso al sapone, sì. Purificante, riequilibrante, mele e bambù, profumo buono, si sente il profumo di mele e di bambù. Erano due non mi ricordo se ne c'è uno dentro, due o uno. Comunque bisogna stendere un velo di prodotto sul pelle, lasciare agire 10 minuti per risciacquare con acqua tiepida. Eliminava tutto, la mela è astringente, quindi vi stringeva anche i pori della pelle, non vi faceva vedere i pori dilatati, ma comunque questa è buona. Se la trovate l'acqua sapone io ve la consiglio. Poi lasciava la pelle molto molto liscia. Poi due campioncini di Regen Forte, di cui uno shampoo e un balsamo con Biotinax, non so, ne ho provati mia mamma. Trattamento anticaduta. Beh, comunque sono 10 ml ciascuno, buoni, il profumo è buono, non lasciano, non fanno cadere i capelli e io mi ci sono trovata bene. Poi ultimi due prodottini, poi finito. Allora, finito questo Stick Lab nutriente con olio di mandorle, sì, di bottiglia verde, questo qui potete vedere, finito. Mamma, il profumo è nauseabondo, non mi piace, non idrata per niente le labbra. Non ve le sentite proprio idratate, cioè ve lo mettete su come se non ve lo mettete, quindi è inutile anche. Adesso ne ho un altro della Clinianza, quello buonissimo, quasi finito, poi ne parlerò in una prossima. Poi è finita questa crema corpo Leo Crema da 250 ml, questi erano 5 ml, comunque 250 ml Leo Crema, sì, potete vedere, è finita. Io comunque vi consiglio, quando finite i prodotti, non sono mai finiti del tutto, perché se voi tagliate la confezione, come potete vedere, come faccio sempre io, dentro ce n'è ancora, perché rimane tutta attaccata quindi io vi consiglio di tagliare sempre le confezioni. Comunque questa qui è buona, fluida, nutriente, si assorbiva facilmente, idratava 24 ore, questo è vero. Il profumo
È buono. Beh, comunque è finita. per pelli secche era da 250 ml, comunque stavo dicendo che la pelle era morbida e vellutata e se la trovate ve la consiglio. Niente, questi erano tutti i miei prodotti finiti del mese di aprile. Adesso faccio il mio si dice mia divisione del mio divisione mia forma plastica secco e quant'altro e non ci spero di esservi stata utile in qualche modo e spero di avervi dato anche qualche spunto magari su qualcosa da comprare da provare e niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao.